Fratelli bianconeri e non, buonasera. Sono sul mio bel lettone, bello rilassato, e sto un po' qualche minuto in compagnia con voi stasera perché oggi pomeriggio, quando ho fatto il video, non ho capito che problema ci sia stato, però tutti subito mi hanno detto che non si sentiva, quindi l'ho nascosto e adesso faccio questo che spero si senta. Allora, ragazzi, il video di oggi io lo volevo fare per parlare del mercato. Per parlare di mercato, ma della Juventus, ma non solo, perché ci sono alcune squadre di cui credo che sia giusto parlare, oltre alla nostra amata Juventus. Allora, per quello che riguarda la Juventus, io devo dire che c'è stato un blocco, diciamo forse inaspettato, visto tutti i nomi che stanno circolando. Praticamente per il momento siamo completamente fermi a Schick, e hai quei due o tre noti che sappiamo che dobbiamo decidere cosa farne, da Caldara, Orsolini e tutta sta gente. Per il resto Schick non si sa nemmeno se farà parte della squadra, questo lo deciderà il mister quando partirà il ritiro. E poi ci siamo bloccati lì, i nomi sono molti, sia in partenza che in arrivo. Sembra si sia bloccato Douglas Costa, nonostante che è stato uno dei primi nomi a circolare, e sembra che sia bloccato per motivi di extracomunitarismo, cioè nel senso la Juventus pare abbia deciso di svoltare tutto su Danilo, giocatore del Porto qualche anno fa, adesso al Real Madrid dove praticamente non gioca più. Secondo me Danilo potrebbe essere un buon acquisto se tornerà quello del Porto, perché quello del Real Madrid, sinceramente, vedendolo giocare, non è che mi abbia dato granché sensazioni. Se dovesse tornare quello del Porto sarebbe un ottimo acquisto, ma sarebbe importante l'acquisto di Danilo anche perché si riformerebbe la coppia dei difensori Danilo-Alexandro dell'ex Porto. E potrebbe essere una molla per trattenere Alexandro, perché la Juventus Alexandro non vuole cederlo, ormai si è capito che non lo vogliono cedere, però non gli vogliono dare, a mio modesto parere, più che giustamente 8 milioni di euro a stagione, come invece avrebbe proposto il Chelsea. Io non ci ho mai creduto a questa cosa. Posso aver creduto all'offerta ricevuta, 60-70 milioni, ma 8 milioni al giocatore sinceramente non ci credo. E la Juventus gli ha proposto il rinnovo con adeguamento del contratto. Io penso che alla fine Alessandro rimarrà con noi, penso e spero perlomeno, perché è un giocatore che mi piace tantissimo e io non vorrei cederlo mai. Oltre a questo c'è la partenza di Bonucci auspicata da molti, quando invece il mister ha detto chiaramente che Bonucci non si muoverà perché intende riassemblare la formazione della difesa attorno a Bonucci. Quindi, come vedete, molte delle notizie che girano, anche dette da voi utenti, non sono vere. Questo sempre ammesso e non concesso il fatto che non cadano dei mattoni sulla testa, ovviamente, perché lì nessuno ci può far nulla. Partenze eccelse, a parte Dani Alves che è arrivata all'ufficialità della rescissione, non ce ne sono. I nomi che vanno via sono i soliti: Lemina, Lichtsteiner, Rincon. C'è adesso la possibilità di Sturaro che possa subentrare nell'affare di Bernardeschi, perché Sturaro ha più valore di Rincon sulla carta. Quindi la Juventus vorrebbe mettere l'opzione Sturaro per prendere Bernardeschi e accontentare la Fiorentina. Vedremo che succederà, io me lo auguro di cuore, sarebbe a mio modesto parere un bellissimo acquisto. E altri acquisti importanti, si parla di questo Sanchez che io praticamente non lo conosco, non posso nemmeno dire quali siano le particolari prerogative di questo giocatore, perché non lo conosco proprio, a differenza di altri nomi fatti. Per cui la Juventus, per il momento, io non credo che i botti Juve arriveranno prima della metà del mese di luglio. Non credo, a data è questa. Chi
E siccome la Juventus non ha obblighi di cominciare la stagione prima, come invece succede a qualcun altro, può fare le cose un pochino più con tranquillità. E quindi potrebbe la Juventus arrivare in ritiro con ancora qualcosa da sistemare, e vedrete che alla fine sarà così. Io non credo che vedremo una Juventus definitiva prima della fine del mese, a mio parere. Poi si vedrà. Chiudendo la parentesi, Juventus, veniamo invece agli altri e parliamo di due squadre che sono quelle che a noi interessano per la maggiore. Allora, uno è il Milan, al quale Milan devo fare degli applausi perché sta facendo man bassa e sta spendendo una barca di soldi, quindi vuol dire che la loro proprietà cinese ha intenzione di fare le cose bene. Come tutti ben sapete, il Milan non è una società che riesce a starmi antipatica, non ce la fa nemmeno se si mette d'impegno, non so perché, per cui auguro al Milan di tornare in fretta dove gli compete, come dico sempre, e mi auguro che quest'anno possa fare il giusto passo, anche se io continuo a ripetere che quando tu in panchina hai allenatori come Montella, secondo me di strada ne fai poca, nel senso. Io voglio molto bene a Montella, è un ragazzo che mi piace, è un allenatore che si applica, però sono allenatori da piazzamenti, non sono vincenti perché non hanno mai vinto, non sanno come si fa. Non guardate perché l'anno scorso hanno vinto la coppetta del nonno, perché la Supercoppa italiana è una coppetta del nonno che per me se la togliessero farebbero più bella figura, ma indipendentemente da questo, cioè, non è questa una vittoria che... Non credo che sia Montella l'allenatore giusto per riportare il Milan ai fasti che merita, opinione di Demon. Però sul mercato stanno operando abbastanza bene, l'arrivo di Andre Silva è un arrivo secondo me importante e devono piazzare perlomeno due altri colpi rossoneri per raggiungere il top. Senza dimenticare che ci sarà a breve, a giorni secondo me, il ritorno di fiamma con Donnarumma che firmerà il contratto. A meno che il suo procuratore Raiola non si mette in testa genialate particolari, io, come ho sempre detto, ero convintissimo che Donnarumma firmasse il rinnovo col Milan e oggi sono ancora più convinto. E secondo me è la cosa anche più giusta. E chiusa la parentesi Milan, veniamo all'Inter. L'Inter che, come dicono i suoi tifosi, che si aspettano i botti. Io credo che sia davvero così. Io penso che l'Inter debba veramente fare dei botti perché, sinceramente, gli acquisti che ha fatto fino adesso, cioè, fino adesso l'Inter non ha fatto niente. Voglio dire, ha preso Borja Valero, che mi sembra che ancora non sia nemmeno ufficiale, o è ufficiale, non lo so, non l'ho neanche capito. Però, comunque, Borja Valero non è che sia un grandissimo rinforzo. Però è un giocatore comunque quadrato, un giocatore che conosce il nostro campionato, è un giocatore di sostanza, quindi sicuramente una mano gliela darà a Spalletti. Hanno comprato Skriniar che, boh, io ho un giocatore che non avrei mai comprato perché per me è un giocatore che veramente ha da poco, adesso a meno che arrivato all'Inter non diventi un mezzo fenomeno, cosa alla quale non credo assolutamente. Ma lo vedo un giocatore abbastanza scarso, cioè a me mi dà molto l'idea di una telenovela in stile Ranocchia, un giocatore che assolutamente non mi piace, indipendentemente da quale cifra ci hanno speso, secondo me io non li avrei mai spesi quei soldi in Skriniar. Però, no, perché dopo gli interisti si lamentano perché la Juventus vince, capito? Perché si attaccano agli arbitri dopo. Quando invece vanno a comprare poi questa gente che, con tutto il rispetto parlando per Skriniar, però ovviamente non è un giocatore da Inter, secondo il mio punto di vista. Però è un'opinione di Demon. Vedremo, magari ci stupirà. E, come dico, gli interisti si aspettano i botti dalla società. Vedremo, non so di che tipo di botti vogliano, si aspettino, perché io ho sentito nomi alla Di Maria. Glielo auguro personalmente, anche se mi riesce molto difficile credere che Di Maria possa lasciare 10 milioni di stipendio al mese per venirne a prendere 5 o 6 all'Inter, o 7 mi pare si vociferasse.
Non lo so, però dicono che vogliono spalmare questa cifra nell'arco di un contratto di 4 anni, quindi non lo so, vedremo cosa succederà. Io non credo, come non credevo, Morata al Milan, non credo Di Maria all'Inter, sinceramente. Poi ripeto, dal momento che Zhang e company hanno deciso di azzerare il debito dell'Inter, pensavo, ci hanno messo poco per azzerarlo, perché non mi risultavano proprio quelli a me i numeri del debito dell'Inter, però comunque evidentemente hanno operato bene, adesso sono a pari, finalmente, come dicono i giornali, vedremo tutta la potenza di fuoco della Suning e vedremo dove arriveranno. Io li aspetto con impazienza come tutti gli anni al varco. Detto ciò, veniamo alla Roma. La Roma è una squadra che a mio modesto parere per il momento si sta indebolendo. Vedremo che cosa riuscirà a racimolare Monchi o Monci, non so come si chiama, ancora non l'ho capito. Vedremo che succederà, però personalmente fino adesso devo dire che non mi dà l'idea di una squadra che abbia intenzione di rinforzarsi, soprattutto in ottica Champions, soprattutto in ottica Champions. Ripeto, è presto, vedremo. Io infatti sul mercato faccio un video ogni 3-4 giorni perché monitoro per bene tutte le situazioni di tutte le squadre, però sinceramente la Roma mi sembra ferma al palo in questo momento. Non so quali siano le intenzioni della Roma, visto che ha perso anche il suo leader principe che è Francesco Totti. Vedremo, auguro a Di Francesco una buona stagione. Di Francesco è un allenatore che mi piace. A Roma ce lo vedo molto bene, anche perché lui ci è già stato come giocatore, quindi diciamo che conosce un po' l'ambiente giallorosso, però ripeto, la Roma vista fino adesso sul mercato mi ha un po' deluso. Vedremo andando avanti, vedremo. Stessa cosa, ferma al palo, come la Juventus e un po' la Roma, è il Napoli. Il Napoli che stava aspettando il rientro del suo presidente, che è arrivato oggi. La prima domanda che gli hanno fatto è stata sul futuro di Sarri e lui ha detto: Sarri c'ha già ancora 3 anni di contratto con me, che vuole? Quindi pessimo modo a mio parere per cominciare, perché io sono sempre dell'idea che nella vita bisogna parlare sempre in termini giusti, equi, perché chi poi recepisce le cose le può recepire in maniera distorta da quello che tu certe volte invece esprimi. E molte volte De Laurentiis, quando parla, se si mettesse un cerotto sulla bocca farebbe più la sua onesta figura. Però è un presidente sicuramente eclettico, una persona che ama Napoli e ama il Napoli. Vedremo, perché anche il Napoli, se vuole arrivare alla Juventus, bisogna che due acquisti importanti li faccia, almeno due, mantenendo tutta la rosa che ha senza cedere nessuno. Deve farlo se vuole lottare per vincere il campionato, cosa che gli auguro di cuore, perché io vi posso garantire, per motivi miei personali, io amo Napoli. E per cui auguro ai napoletani che finalmente il loro presidente sia deciso a compensare quello scalino e superare l'ostacolo da provinciale a vincitori. E quindi li aspetto con impazienza. E per ultima lascio un po' la Lazio, perché la Lazio è una squadra che si deve rinforzare. Oggi o ieri mi sembra sia arrivato un nuovo giocatore che non ho neanche capito come si chiama, un giocatore che dovrebbe andare a rinforzare il centrocampo laziale e che qualcuno vocifera che dovrebbe andare a sostituire praticamente un partente da quello che... Qualcuno ha vociferato la partenza di Milinkovic-Savic. Allora, qui apro una parentesi su questo giocatore. Questo è uno dei pochi centrocampisti che Demon vorrebbe alla Juventus e che lo andrebbe a prendere a piedi nudi, senza problemi. Milinkovic-Savic è un giocatore che ha un futuro non roseo di più davanti ed è un giocatore sicuramente da comprare, sicuramente. Ci sarebbe da fare uno sforzo economico. Se Lotito mi chiedesse 25-30 milioni per Savic, io glieli darei. Sicuramente glieli darei. Perché è un giocatore giovanissimo, è un giocatore veramente forte fisicamente, è un giocatore che vede la porta,
è un ottimo elemento sicuramente da prendere. E un altro giocatore da non lasciarsi sfuggire, secondo me, è Keita. Keita, che è un altro elemento che sembra voler far capire che lui voglia la Juventus a tutti i costi, però giustamente, e qui faccio un encomio a Marotta, perché Marotta dice: senti, il ragazzo va in scadenza l'anno prossimo, perché io quest'anno devo andargli a dare 18-20 milioni allo Tito? Se si accontenta di 7-8 milioni, bene, se no io lo lascio un altro anno lì, me lo prendo quest'altro anno a zero, qual è il problema? Tanto il giocatore vuol venire da noi, non è che un anno più o in meno per un giocatore giovane come Keita cambiano poi molto, anzi non cambia nulla. La differenza di Keita rispetto a Milinkovic-Savic è forse data dal fatto che Keita è un po' più altalenante, cioè altalenante vuol dire che azzecca una partita ogni tre, generalmente. Dobbiamo portarlo alla Juventus per farlo crescere da questo punto di vista, perché che Keita abbia i numeri nessuno può discuterlo, nessuno può discuterlo. Quindi ragazzi, il mercato della Juventus è questo, non c'è molto altro da aggiungere in questo momento, anche perché, ripeto, è molto presto e io sinceramente non credo tutti i giorni che sia giusto fare un video per parlare di mercato, tanto il 90%, ma di più, il 99% delle notizie che circolano oggi ci sono un sacco di nomi e non ne arriverà mezzo di questi. I giocatori che possono arrivare sono quelli di cui abbiamo parlato stasera. Keita, Milinkovic-Savic, Bernardeschi, Danilo, forse Douglas Costa, cioè sono questo Sanchez di cui si continua a parlare, sono quei 7-8 giocatori lì che giocano la carta per venire alla Juventus. E molto dipende appunto dall'essere extracomunitario, perché come dico, o arriva Danilo o arriva Douglas Costa, tutte e due non possono arrivare. Io preferirei che arrivasse sinceramente Danilo e Bernardeschi. Io mi potrei considerare contento anche in ottica Champions, anche in ottica Champions, a patto che rimangano poi tutti gli altri. L'unico appunto riguarda Asamoah, che oggi sembra che il mister lo abbia tolto definitivamente dal mercato. Io sinceramente lo avrei già ceduto 3 anni fa Asamoah, perché per me è un giocatore monocorde che non piace assolutamente. A me non è mai piaciuto Asamoah e non piacerà mai. Giocatore inconcludente, giocatore che non serve. Lo puoi mettere a centrocampo, lo puoi mettere sulla fascia sinistra, ma è un giocatore limitato. Limitato. Quindi starà in panchina, giocherà ogni tanto quando il mister lo riterrà opportuno, ma io ripeto, lo avrei sicuramente ceduto senza il minimo dubbio. Come cederei tranquillamente Sturaro, come cederei Rincon, tutta gente che per me se vanno via non ci perdiamo assolutamente. Detto questo, ragazzi, video finito. Ci sentiamo tra qualche giorno, eventualmente per il mercato, se ci saranno novità, perché adesso vedrete che da lunedì cominceranno veramente i botti per quelle squadre che hanno bisogno di rinforzarsi, e in queste c'è anche la Juventus. Ma prima di lunedì ce lo possiamo dimenticare. Sono molto curioso di che cosa faranno gli amici interisti. Sono veramente molto curioso, perché loro si aspettano i botti. Ma dall'Inter i botti me li aspetto anch'io. Per cui, ragazzi, ci divertiremo, penso, nelle prossime settimane. Ci divertiremo. Così mi auguro. Anche se io questo periodo non vedo l'ora che passi, perché preferisco le prime amichevoli piuttosto che al mercato, perché il mercato dopo un po' veramente mi stressa. Però ciò non toglie che staremo a vedere, staremo a vedere. In bocca al lupo alla Juve, forza Juve, fino alla fine siamo sempre noi. Kiev ci aspetta. Avanti. Ciao a tutti e statemi bene.